Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi recensisco un power bank marcato Charmast, vi lascio il link in descrizione di Amazon. L'ho acquistato a un prezzo scontato di 14,99 euro, quindi è uno dei prezzi più convenienti di power bank anche per le prestazioni che ha, visto che, come riportato, ha la bellezza di 10.000 mAh e la particolarità che adesso andremo a vedere insieme è che, a differenza di tanti altri power bank, ha anche i cavetti inclusi, quindi non c'è bisogno di portarsi dietro dei cavetti per caricare lo smartphone, il tablet. Vi dico già che le colorazioni sono diverse, quindi come vedete c'è la versione black, blu, bianca, rosa e diversi colori. Quindi adesso il prezzo, sto guardando direttamente dalla pagina, non cambia, cioè quindi il verde, il bianco molto carino, il rosa, il violetto e il nero. Allora, librettino di istruzioni, ci indica le varie caratteristiche che adesso andremo comunque a vedere insieme. Guardiamo un attimo i dati tecnici, li faccio vedere direttamente, potete stoppare anche il video così da farvi un'idea. Come vedete, 240 grammi peso contenuto. E l'output, quindi quanto esce, è USB 1.2 5 volt barra 3 ampere, USB-C 5 volt 3 ampere. Poi c'è anche la micro USB, il cavetto, dove vi fa vedere ovviamente per tutti i tipi di cavi quant'è l'uscita: micro USB, USB-C e Lightning Cable, quello dell'iPhone. Prima di andare a vedere da vicino il power bank, sul sito, sulla pagina Amazon, c'è scritto appunto che può ricaricare 2 volte l'iPhone 11, mentre 1 volta e mezzo il Samsung Galaxy S10. Il Huawei P20 due volte, insomma, dipende poi dal dispositivo. Andiamo a vedere insieme com'è il power bank concretamente. Il sacchettino è in una stoffa molto plasticosa, quindi dovrebbe in teoria proteggere anche dall'acqua, dagli schizzi. Beh, è la marca, è comodo anche per proteggerlo eventualmente da non solo lo sporco, dalla sabbia e quant'altro. Andiamo ad aprire il sacchettino insieme ed ecco qua il power bank. Caspita, devo dire che come texture, come design, è molto carino anche al tatto. È presente poi una parte esterna specchiata, qua adesso la pellicola si deve rimuovere ovviamente, andiamo a rimuoverla insieme. Diciamo che da questo profilo arriva ben protetto, vedete, è molto lucido. È bello, davvero come design è bello anche da tenere in mano. Sul lato le indicazioni, si mette a fuoco. Abbiamo, come potete vedere, l'entrata, l'ingresso micro USB per andare a caricare il power bank, il tasto di accensione, premendo una volta si va a illuminare il display e con questa scritta in bianco, molto elegante devo dire, è presente lo stato di carica attuale, 80%. Ma la particolarità, come vi dicevo prima, è che avete in mano tutto ciò che vi serve per utilizzarlo, cioè i cavetti sono già inclusi. Abbiamo quindi il cavo USB A, il classico cavetto, abbiamo il cavetto quello per attaccare ovviamente l'attacco Lightning per attaccarlo sull'iPhone. La lunghezza non è elevata, ma comunque è contenuta. Poi cavetto USB-C, infine il cavetto micro USB.
Le dimensioni sono di 14,4 x 6,7 x 1,7 cm di spessore. Il power bank si può attaccare anche per ricaricarlo direttamente all'alimentatore con il cavetto USB-A. Come vedete, la carica sta avvenendo. È anche supportata la ricarica mentre lo si utilizza, quindi se attaccate, non so, l'iPhone e questo lo attaccate direttamente alla corrente, vi ricarica il dispositivo, quindi è compatibile anche questa funzione. Queste sono due porte USB, una e due, che vi permettono di mettere degli ulteriori cavetti per ricaricare altri dispositivi. Quindi 1 e 2 uscite USB. Questa invece è un'entrata e uscita USB-C, quindi potete sia attaccare un cavetto USB-C e ricaricare il vostro power bank, oppure potete fornire energia a un dispositivo che appunto ha un ingresso USB-C, quindi attaccate un cavetto USB-C e caricate. Doppia funzione. Questi cavi, abbiamo visto, questo serve per attaccarlo direttamente all'alimentatore. Questi cavi sono tutti cavi in uscita, quindi vi permettono ovviamente di caricare dispositivi con l'entrata USB-C, come abbiamo visto lo smartphone di prima, iPhone, iOS e dispositivi con appunto entrata micro USB. E poi abbiamo infine una porta piccolina qua per andare ulteriormente a caricare il nostro power bank con un'entrata micro USB. Facciamo un piccolo test per vedere appunto se supporta la ricarica di due dispositivi. Quindi abbiamo una porta normalissima USB-C e poi abbiamo lo speaker della Anker con una porta micro USB. Primo dispositivo in carica, come vedete c'è scritto in carica, quindi sta caricando, e adesso andiamo ad attaccare alla cassa il cavetto micro USB. Dovrebbe accendersi la spina rossa, quindi sta caricando. Vediamo se carica effettivamente al contempo. Sta caricando entrambi, quindi funziona la ricarica di più dispositivi. Come vedete, si possono collegare fino a 6 dispositivi andando a sfruttare i 3 cavetti già presenti sul power bank, e con 3 cavetti esterni si possono sfruttare i 2 ingressi, o meglio le 2 uscite USB, e un altro cavetto vi permette di attaccarvi direttamente alla porta USB-C. Quindi davvero diverse porte, diverse possibilità. Volendo, ripeto, vi basta avere semplicemente un alimentatore con l'ingresso USB e non dovete avere nessun cavo aggiuntivo perché caricate direttamente da qua. Design molto bello, il peso è contenuto, le dimensioni, ripeto, sono davvero contenute, visto proprio il fattore anche comodità, se uno lo vuole portare in viaggio non è ingombrante, ecco. Che dire, prodotto davvero interessante a livello di prezzo, per soli appunto 15 euro, e controllate ovviamente tramite il link i cali di prezzo, vi lascio il link in descrizione del prodotto, e devo dire che è veramente un prodotto comodo da portare in viaggio senza problemi, con tutti i cavetti inclusi, e forse anche questo è un po' il must che c'ha questo power bank. E devo dire che adesso non ci resta che provare a vedere appunto in questi giorni se riesce a effettuare più di una carica come dichiarato, e ovviamente se la batteria tiene. Qua si può sempre accendere e spegnere il display, come abbiamo visto. E niente, se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela, ci vediamo alla prossima recensione.